distruggerò. Cada parola armata, ogni ostacolo, ogni ostacolo. Danzo le mani, bam bam sulle mani, questo è un avvertimento, ma il prossimo no. Danzo le mani, bam bam sulle mani, che la testa di qualcuno salterà come Marvin. Danzo le mani, bam bam sulle mani, parliamo le parole di concetti e di flow. Danzo le mani, bam bam sulle mani, ma no, bam sulle mani, bam bam sulle mani, la testa di qualcuno salterà come Marvin. Bam sulle mani, bam bam sulle mani, parliamo le parole di concetti e di flow. Bam sulle mani, bam bam sulle mani, spariamo alla testa chi coglie a chi no. La colpa è di internet, cioè della società. Ma no, ho fatto scoppiare la testa a Marvin. Ed era Zulu con parole armate, la girata tra luce e vino. È diventato un happening per tutti quanti, vecchi amici che si rincontrano. Buonasera, ciao ragazzi. Ma quanta bella gente che ci ha ammirito stasera. Big, non sto parlando di te. Non ho capito. Ho detto quanta bella gente ci ha ammirito stasera e non sto parlando di te. Sì, c'è tantissima bella gente e li vediamo. Poi vengono anche dai paesi limitrofi. La sì. Cosa bella è che siamo pieni di bella gente, la pizza è buona. Come vediamo le signore qua che stanno a mangiare, non è il caso di disturbarli. Io sembro uno che deve abbattere i gelsi con questa cosa in mano, però è piacevole. Io vado a passeggio con voi, vieni. Passeggiamo un attimo, ci sono famiglie con i passeggini, tanti bambini. Guarda quanta bella gente, la fascia d'età è molto vasta. Proviamo sì, un papabile che voglia dirci qualcosa della serata, dai Edi. Qui ci sono i gemellini che passano, ciao gemellini. Abbiamo ciao, gemellini. Le gemelle. Allora, Gino, buonasera. Gino, sto parlando di te. Buonasera. La riprendiamo questa tradizione. Scusami se ti invito ad alzarti. Dai, Gino, che sei giovane e forte. Non arriviamo. La riprendiamo questa tradizione, ammenito. Si riprende. Un po' di stimolo, tutta questa gente ha venito, è un bel risultato. Sì, è un bel risultato perché comunque questa festa è stata sempre sentita dal paese e comunque la gente partecipa sempre in queste situazioni. Bene, allora grazie a te che hai partecipato, grazie. Ovviamente grazie a tutti coloro che sono venuti a consumare. Chiaramente ci dicono, cara Edi. Allora adesso ti faccio scegliere. Ti faccio no, che scegliere dobbiamo te, avvicinarci, dai, perché non possiamo arrivare a Bergamo di sotto. No, arriviamo a Bergamo di sopra. Con i microfoni, perché... Comunque ci serve un cameraman. Ci serve uno che ci porti l'asta. Sì. E allora come porto l'asta io, non la porta nessuno. Non vi farei mai portare l'asta a voi. Va bene, che stavamo dicendo? Che siamo qui. Amelito Irpino, festa di Sant'Anna. Possiamo disturbarvi un attimino? Crescenzo, ecco. Buonasera. Sicuramente quante feste di Sant'Anna hai visto? Non perché hai una certa età, ma sicuramente se ne sono fatte tantissime e tu avrai partecipato sicuramente a tutte. Ma di quelle che ho partecipato non ricordo. Comunque 75 ne sono passate. Bene. È stimolante vedere tutta questa gente, soprattutto, diciamolo, c'era il pericolo che questa festa non si facesse, però si è fatto. Sì, è sempre una cosa bella, è sempre un qualche cosa che ti stimola, che ti emoziona. Per me è una cosa importante. Diciamolo che dobbiamo continuare. Ma sicuramente dobbiamo continuare, dobbiamo migliorare ogni anno. Ci vuole certamente il contributo un pochettino da parte di tutti. E contributo vuol dire anche portare gli amici qui a gustare la pizza di Melito, che oltre ad essere buona, perché è sicuramente fatta con prodotti di qualità, è anche un ingrediente segreto che è quello della solidarietà. E anche quello della passione, vero ragazzi? Vi state divertendo? Felice, vieni qua. Che ruolo hai tu stasera? Lui chi è?
stai lavorando. Dai, lui è sì, felice. Sì. È felice, sei felice? Ma sei felice più di ieri o più di domani o meno oggi? Come sei felice? Oggi. Più di oggi, è felice più di oggi. È felice, va bene. E ringraziamo anche te. Ci sono tanti ragazzi, tanti bambini e la cosa ci fa molto piacere. Va bene, io arrivati a questo punto direi che... Vogliamo andare in musica? No, come? Vogliamo andare in musica? Sì, magari, dai. Andiamo in musica, dopodiché faremo ancora qualche intermezzo. Chi c'è adesso? Adesso c'è un'altra hit del momento di quest'estate 2019. Sto parlando di Takagi e Ketra con sì. Giusy Ferreri, Jumbo. Ok, musica. We can do what we want. We don't need these walls. We make the rules and laws. We can do no wrong. You told me you're ready, you get it. Yeah, I love your letters, we're melodramatic. And you are my heaven 24/7. I need your honey, I need your lemon. I don't need another reason. You're enough for me. Let's make some memories. E non c'è bisogno di niente. Ay, 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 ay. Quando la notte ti prende. Ay, 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 ay. Tra il cielo e la savana. Tutto girava. Jumbo buona. Dicevi tu guardando me. Guardando me. L'orizzonte, dove l'estate non cambia colore, da più vicino anche il sole, sopra la linea dell'equatore, tu dimmi che vuoi restare con me se il mare è blu, voglio andarci con te e non c'è bisogno di niente. Non c'è bisogno di niente, ai, 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 ai. Quando la notte ti prende, ai, 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 ai. Tra il cielo e la savana, tutto girava, Jumbo buona, dicevi tu, guardando me. Eravamo leggermente distratti. Stavamo dicendo qui, a Melito si respira un'aria gioviale, piacevole, la gente si diverte, la pizza è buona, caro Davide. E quindi fra un po', io, Eddie e Maria Antonietta andremo sul palco e diremo delle cose importanti per quanto riguarda questa manifestazione, parleremo di questo evento. Questa te la leggi tu, te la canti e te la suona, questa cosa, così mi presenti. Grazie. mi presenti il gruppo? Eddie è scappata via? Ah, è qui. Allora, che dobbiamo fare? Dobbiamo andare sul palco? Dobbiamo salire sul palco? Ma ci devono illuminare d'immenso, perché ma ci autoilluminiamo. Sì, voi sicuramente, io no. Va bene, ci illuminano, allora... ci illuminate ragazzi, se ci illuminate. Illuminateci d'immenso. Sì, sì, sì. Ciao, ciao. Come ti chiami? Mattia. Attilio. Che meraviglia. Allora, no? Lui è Ettore Pio e lui è Mattia. Ah, ecco, non ho capito tanto bene, oh. Però insomma, va bene. Allora, ciao, noi ci avviciniamo sempre qui. Sul palco a Melito in occasione di questa bellissima festa che è Sant'Anna, io pregherei le gentil donne che sono qui accanto a me di salire. Grazie, ti cado per prima.
Grazie ragazzi. Stiamo chiaramente gli amici di CRT Radio, in particolare Davide Iannuzzo. Io arrivo fra un attimo. Big, attacchi alle spalle, dove sei? No, sto cercando di salire le scale, però. Ma anche il nostro pilastro, dove sapete, ho una certa età, quindi. Sì, la certa età. È bello, qua c'è l'organetto, questo è un organetto. Ti vuoi cimentare, Big? No, 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 sono una frana. Vogliamo dire un po', sicuramente l'hanno capito dalle magliette, sicuramente ci conoscono, ma noi siamo CRT Radio. Sì, la radio più bella del mondo, ragazzi. Sì. Anche se guardando Iannuzzo non tanto, però vabbè, lasciamo stare. Beh, ma noi cerchiamo di nasconderlo il più possibile. CRT Radio è una radio web molto presente sul territorio, siamo partner ufficiali UNICEF, potete seguire tutte le nostre attività su www.crtradio.com, seguire le nostre dirette sulle pagine Facebook e sulla nostra piattaforma Spreaker. Adesso stasera siamo qui e i ringraziamenti li facciamo dopo. Torniamo sì. Seri. Adesso c'è da cominciare lo spettacolo vero e proprio. Là sì. Sono belli tranquilli, sì, mangiano. Là si mangia alla grande. Mentre ci guardano comunque. Ci stanno guardando. Sì, dai, stanno guardando. Ma ci guardate, potete giurarlo che ci guardate. Va bene. Allora, vedo un sacco di bambini. Mi fate ciao? Ciao. Ciao, bimbi. Che meraviglia. Ciao. I bambini sono la cornice più bella che esiste al mondo. Ho detto una cosa che dicono sempre, ma io quando vedo i bambini... Uno mi ha detto, ma cosa hai mangiato per parlare così? Non lo so, ho mangiato una radio e non l'ho spenta prima di mangiarla, ecco quello che succede. Va bene, allora dobbiamo ricordare delle cose. Perché siamo qui, perché si festeggia oggi, cos'è oggi? Sì, sì, lo diciamo. Parliamo un po' delle tradizioni del nostro paese, del mio paese, siamo felici di ospitare voi oggi qui. Grazie. Melito è un bel paesino, si vive bene, la gente è fantastica, l'aggregazione c'è bisogno tutto, di più aggregazione, ma ci stiamo provando. Io poi ho tantissimi amici a Melito, intanto sono arrivati i maestri, buonasera maestri, fra un po' vi presenteremo. Va bene, allora dobbiamo cominciare a dire cose. Sì, parliamo un po' di il significato un po' di questa nostra tradizione. Lascio a te la parola, Big. Una parte io, una parte una tu, parte, una parte sì, ce la dividiamo. La nostra meravigliosa amica. Sì. Allora comincio io. Faccio la voce narrante. La voce narrante interpretativa. Big, fai un po'. Mi mettete un po' quark sotto, aria sulla quarta corda. No. Oggi parleremo del fenicottero rosa che vive nelle paludi. L'anatra del tavoliere. Va bene, è il momento di dirvi cose importanti. Adesso ci caliamo nella parte. Allora, nella tradizione religiosa della nostra comunità parrocchiale, Sant'Egidio Abate, si celebra la festa di Sant'Anna appunto oggi, il giorno 26 luglio, come riporta il calendario liturgico. A differenza di altre parrocchie, a Melito questa festa liturgica è caratterizzata dalla manifestazione folcloristica della sfilata delle macchine agricole, trattori, mietitrebbie, che accompagnano lo svolgersi della processione con la statua della Santa per le vie del centro civico. Questa manifestazione riprende quella già esistente nel passato, che vedeva la partecipazione di molti carri trainati da buoi carichi dei covoni di grano che venivano offerte da tutte le famiglie di contadini nella circostanza della mietitura, come omaggio e devozione a Sant'Anna. Per diversi decenni questa festa di Sant'Anna era ormai scomparsa dal calendario religioso, ahimè. Agli inizi degli anni Ottanta, però, l'attuale parroco, il granitico, lasciatemelo dire, Don Rocco Mansueto, di Mansueto proprio nulla Don Rocco perché è una persona energica, sostenuto dalla solerte collaborazione di comitati, dopo aver provveduto al restauro della statua, bellissima tra l'altro, ebbe la grande soddisfazione di vedere una folta partecipazione dei fedeli alla processione e alla festa civile. Sant'Anna è considerata anche la patrona delle gestanti e infatti da tanti anni le mamme vengono invitate a partecipare alla celebrazione della Santa Messa in onore della Madre di Maria proprio per chiedere la benedizione su di esse e sui bambini che stanno per nascere, intesi come nuovi germogli della nostra comunità, ed è una cosa bellissima ed intensa, io l'ho vissuta in prima persona. In questo modo, nella ricorrenza della festa di Sant'Anna, quindi coincide la preghiera del ringraziamento da parte della comunità per il raccolto del grano, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, come abbiamo visto prima, il grano benedetto.